Flavio Scagliola, lei è un produttore di Canelli, una zona Boccata, collina di Sant'Antonio, se non sbaglio. Santa Libera. Di Santa Libera, di Sant'Antonio, di Canelli. Per la prima volta a Bordeaux come consorzio dell'Asti. Ci dica le prime sensazioni di questa fiera, che tutti dicono è la fiera più importante d'Europa. Sensazioni buone, perché comunque c'è solo dall'organizzazione si capisce che le cose sono ben fatte, perciò quando uno fa una bella presentazione già dall'inizio, uno parte già con uno spirito positivo. Poi i primi due giorni ne sono la prova, comunque buona affluenza, di gente interessante, parecchi orientali che in questo periodo sono. Ecco, mi sembra che l'Asia stia alzando un po' le antenne sul Moscato d'Asti. Sì, sì. Speriamo che le alzi nella maniera giusta, che cerchi prodotti di qualità e che comunque si cerchino questi nuovi mercati, che comunque servono a ampliare un po' quello che è il mercato tradizionale dei vini piemontesi, vini astigiani. Ecco, a proposito di mercato, a proposito di denominazione, in questo periodo non si parla più tanto, ma credo che l'argomento diventerà di attualità tra poco, di quelle che vengono chiamate sottozone del Moscato. Termine bruttissimo. È bruttissimo, forse però bisognerebbe chiamarle soprazone del Moscato. Zone d'élite. O zone d'élite, ecco. Che cosa, lei sa dirci qualche cosa su questa situazione? Sì, allora, le sottozone sono legate ormai a filo doppio con l'approvazione del nuovo disciplinare dell'Asti, del Moscato d'Asti. Sono state inserite le due nuove sottozone principali, che sono Strevi e Canelli, che guarda caso sono quelli che danno poi anche il nome a Vitigno, Moscato di Strevi e Moscato di Canelli. Sappiamo che 23 giugno sarebbero andare in comitato vitivinicolo nazionale per l'approvazione definitiva del disciplinare. C'è stato qualche intoppo, diciamo, forse tecnico, burocratico, diciamo così, e si pensa entro fine luglio a rivedere, sperando con l'approvazione definitiva di questo disciplinare, nel quale contiene sottozone, nel quale aziende come la mia potrebbero. Ecco, ma qual è il vantaggio per l'azienda e per il consumatore di avere una soprazona, una menzione particolare dove c'è scritto per esempio Canelli? Cosa vuol dire? Innanzitutto si dà un maggior legame della denominazione al territorio, cosa che forse fino agli anni passati sullo spumante, sullo Moscato in generale, si pensava più quasi una bibita, cioè un po' legato all'industria. Cioè, il Moscato forse meno dell'Asti spumante, certo. Negli ultimi tempi anche il Moscato, forse per via di questa Moscato mania, un po' più rivolta alla grossa industria. Legare, secondo me, un nome importante come quello che è di Canelli, che è una centrale di produzione delle aziende agricole, medio-piccole, secondo me è fondamentale per fare da traino, diciamo, anche a tutta la denominazione, alla base. Comunque, Strevi, Canelli, Santa Vittoria, sempre Moscato d'Asti è. Secondo me deve rimanere sempre Moscato d'Asti, però andando a identificare le zone di votazione. Io personalmente avrei fatto addirittura diverso, perché poi magari qualcuno un po' più distante da Canelli, da Strevi, avrà difficoltà magari a utilizzare il nome dei comuni. Non sarebbe stato male anche permettere l'indicazione del comune di provenienza delle urne, se le urne arrivano direttamente dal comune. E così si faceva un attimo anche promozione al territorio. Magari. E poi è un territorio che è candidato a patrimonio dell'umanità. Sì, speriamo che avvenga. Nonostante negli anni ci sia stato qualche disastro di costruzione di fondovalle, sì, però chi viene nelle nostre colline vede che sono abbastanza contaminato, abbastanza come mamma natura ce l'ha dato. Grazie. A lei.